Opportuno chiarire che la corsa sul riassestato autodromo Brianzolo è il Gran Premio Monza. Nel 48 infatti il Gran Premio d'Italia si è disputato a Torino. La corsa ha tuttavia la valenza di un Gran Premio internazionale, vista l'ampia partecipazione. Queste immagini sono lo specchio dell'automobilismo dell'immediato dopoguerra. Siamo ormai all'antivigilia di un fatto che rivoluzionerà le corse delle monoposto, la nascita della Formula 1. Jean-Pierre Vimille, francese che purtroppo perirà successivamente in Argentina. Intanto Pagani, più famoso come motociclista,